tutti benvenuti in questo magnifico teatro per questa serata speciale del Giorno della Memoria. È veramente un piacere vedere teatro così gremito e anche vedere tanti giovani, cosa che non è così scontata. Questa serata è stata promossa dalla Fondazione Fossoli con il patrocinio del Comune di Carpi, del Teatro Comunale di Carpi, e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Ringrazio i presenti, ringrazio le autorità civili e militari presenti in sala e chiedo al sindaco Alberto Bellelli di raggiungermi. Buonasera sindaco, ce l'abbiamo fatta, cosa nata da una chiacchierata, era un po' di mesi fa. Sì, un po' di mesi fa. Dall'altra parte della piazza eravamo in Duomo, al fine di un meraviglioso concerto è nata un'idea, un'intuizione e come spesso amo a dire sui temi della memoria noi lavoriamo 365 giorni, noi come amministrazione, ma la Fondazione Fossoli soprattutto è il nostro patrimonio. Il Presidente Castagnetti dice la ragione sociale, io dico che la ragione sociale della memoria è una ragione sociale condivisa assieme alle istituzioni per valorizzare la memoria ovviamente tutto l'anno, ma è nata un'intuizione, da quell'intuizione è nata l'idea del concerto di stasera, in una giornata straordinaria, che è quella del 27 di gennaio, ed è quella del Giorno della Memoria che per noi è stato un ricchissimo calendario di eventi, che tra l'altro continua dall'inaugurazione della mostra in Sala Cervi, che vi invito a visitare. Abbiamo dato un corpo al più sanguinoso dittatore Hitler, per dire che era un uomo come tutti quanti noi e per renderci conto di quella banalità del male e renderci conto che non era qualcosa che non può esistere, ma esiste appunto in quanto una persona normale che ha deciso di fare del male. Abbiamo avuto un incontro a dir poco emozionante oggi con il medico di Lampedusa, Bartolo, ed è stato un incontro che insomma chi ha potuto parteciparvi penso si è uscito da quella sala ancora cambiato, perché la memoria non è soltanto il ricordare, ma è anche agire, riuscire a capire, riuscire a fare i parallelismi con quella che è la nostra attualità. La memoria va agita, non va soltanto compresa. E poi l'idea di stasera, quella di trovarci qua ad ascoltare musica di un'orchestra, di un'accademia, orchestrante d'archi di Milano, e di un'intuizione di mettere accanto alla maestria ovviamente del direttore Benaglia, del maestro Meraviglia, anche quella di accostare due strumenti, due legni, che sono totalmente diversi. Uno è uno Stradivari, assicurato per 10 milioni di euro, è la perfezione del suono, la perfezione della storia, è il simbolo di un apice. E un altro è un Chiari, violino quasi anonimo, diciamo così. Come dice Benaglia, apparteneva a suo nonno, di poche centinaia di euro, ma un violino che vale tantissimo perché vale una vita, perché quel violino ha permesso al nonno, nel campo di concentramento, di tenendo l'orchestra, essendo responsabile di un'orchestra, di sopravvivere all'esperienza del lager. E io penso che sia... Penso che sia la storia del concerto, perché suona la perfezione, suona l'emozione e noi stasera avremo il privilegio di ascoltare tutto ciò. Permettetemi soltanto di dire un'ultima cosa, l'ho detto prima, noi si lavora sulla memoria 365 giorni all'anno e lo facciamo con impegno e con forza, stiamo recuperando, abbiamo avuto un cantiere importante al Museo Monumento del Deportato che tanti oggi, anche oggi hanno voluto visitare. E fino al 2023 il nostro campo di concentramento sarà un cantiere, perché con i finanziamenti ottenuti dal governo noi avremo l'opportunità di un recupero complessivo di tutto il campo. Significa che Fossoli diventa il punto di riferimento nazionale sulla deportazione e il nostro ponte verso l'Europa. Permettetemi, spero un'Europa consapevole dell'importanza di questo collegamento, perché non è soltanto un collegamento culturale e storico, ma deve essere soprattutto un collegamento di prospettiva nell'impegno che quelle cose lì
non abbiano a succedere mai più. Grazie. Vedete, infatti, due violini e una guardia del corpo che non scherza, eh? Nel senso che davvero nessuno si può avvicinare. Due violini per due motivi diversi, preziosissimi. Lasciamo spazio ora alla musica e farei accomodare l'Accademia Concertante d'Archi di Milano. Giovanissimo Lorenzo Meraviglia. Mentre l'orchestra si prepara con la cordatura degli strumenti, ecco, l'Accademia Concertante d'Archi di Milano è un'accademia musicale che da 30 anni fa musica. E ora facciamo accomodare il direttore e presidente dell'Accademia, il maestro Mauro Ivano Benaglia. Tutto il suo programma di sala, dalla Sinfonia in Re minore, opera 12, numero 4, Allegro Ciaccona per orchestra di Luigi Boccherini. Buon ascolto. Thank you.
approfitto dell'assenza del maestro Benaglia per fare due chiacchiere invece col maestro Meraviglia. Allora, Lorenzo, da dove arrivi e dove stai per andare? Beh, io sono originario di Legnano, vicino a Milano, e dove stiamo per andare? Noi stiamo per arrivare al Musikverein di Vienna, dove si celebra il concerto di Capodanno. Sì, ma tu arrivi da un altro stato, mi sembra, una cosetta, insomma. Enrica è molto precisa, noi abbiamo appena suonato la Carnegie Hall di New York, negli Stati Uniti. Io potevo dire, giovane violinista, non sei una signora, quindi ti posso chiedere quanti anni hai. Beh, però sono suscettibile. Ho 22 anni. Essere suscettibile alla sua età. Soli 22 anni, io lo posso dire, soli 22 anni, e hai a che fare con un signore che ne ha più o meno 300. Raccontami qualcosa di lui e qualche emozione. Beh, questo signore ha una storia veramente molto interessante, si chiama Omobono Stradivari. Chi è Omobono Stradivari? È il nome del figlio di Antonio Stradivari. Questo violino è stato firmato a quattro mani da Antonio Stradivari, assai anziano, prossimo ai 90 anni e fine carriera, e suo figlio, che lavorava con lui in bottega, si occupava di restaurare gli strumenti più pregevoli e anche ovviamente di crearne di nuovi. Ci racconti qualcosa del suono di questa magnificenza? Questo strumento ha un suono veramente delicato, molto femminile, una voce veramente molto, un capolavoro, insomma, importantissima, una voce raffinatissima, ecco. Questa sera avremo modo di sentirla in diverse situazioni. Ti lascio ritornare al tuo posto e, visto che sono qua, presento il prossimo brano, non prima però di raccontarvi che questa sera non sarà solo musica. Questa sera abbiamo dei compagni di viaggio, perché questa serata non sarà solo musicale, ci saranno anche tante parole, tante no, ma significative, che verranno recitate da Sara Gozzi e dagli allievi del laboratorio Fare Teatro del Teatro Comunale di Carpi, Irene Cavazzuti, Leonardo Losi e Clarissa Salvaggio. Il prossimo brano musicale è Dalle Trois Mélodies di Gabriel Fauré, opera 7, ed è una melodia veramente meravigliosa, a preso in rêve. Maestro Mauro Ivano Benaglia. Thank you.
Fossoli, sabato 3 giugno 1944. Caro figlio mio, vuoi che ti parli del mio bastimento? Forse non lo immagini, benché la tua fantasia superi la mia. Ho intravisto il disegno che mi hai fatto, ma senza le tue spiegazioni mi è riuscito un po' difficile. Dunque, questo è uno strano bastimento che naviga sul grano e... quando c'è un po' di vento, le onde arrivano carezzose fino ai suoi fianchi. È grande, grande, e c'è tanta gente, tanta, sai, che non immagini. Tanti uomini grandi, piccini, grassi o magri, che tutto il giorno non fanno niente, ma ti stanno vicini, vicini, che non ti puoi muovere, non puoi nasconderti mai. Ti prometto che appena questa nave arriverà in porto, io salterò a terra. Correrò da te e con Giulia andremo lontano, lontano, dove non incontreremo nessuno. Giocheremo tutti e tre soli. Forse butteremo via i vestiti, ci metteremo solo qualche piuma di uccello sui fianchi e delle frasche sulla testa. Canteremo anche noi tre. Sì, canteremo a squarciagole e balleremo e faremo girotondi. Andremo a cavallo nudi senza sella. Intanto tu cercami dei bei boschi deserti, preparami delle belle rocce o dei colli dove ci sia solo qua e là un albero, una mucca. Ma cercami soprattutto il silenzio, che insieme possiamo sentire il suono delle stelle che camminano.
sono piuttosto frammentari. Forse per il brusco passaggio da una tranquilla vita familiare a quella di detenuta. Sola, senza nessuna persona di cui fidarsi. All'arrivo al campo, fummo interrogate una per una. Declinammo le nostre generalità. Vuotammo il contenuto delle nostre tasche su di un grande tavolone e ci fu assegnato un numero di matricola. Ricordo ancora che fummo rapate, che ci fu dato ago e filo per cucire la striscia di stoffa bianca con il numero di matricola sulla giacca. Ed infine fummo portate nella baracca in muratura che ci era stata assegnata. Il cortile confinava a sinistra con un altro recinto di filo spinato, al di là del quale c'erano altre costruzioni in muratura che alloggiavano altri prigionieri. Però uno dei ricordi più nitidi di questo periodo è il buon sapore del minestrone di riso che ci veniva distribuito a mezzogiorno, caldo, abbondante. Il mio ricordo si concentra su quello scodellone di riso che consumavo seduta sulla branda a me assegnata e che, finalmente, saziava la mia fame. Devo confessarlo. Dopo una sola settimana di prigionia, in me l'istinto della pulizia è sparito. Perché dovrei lavarmi? Starei forse meglio di quanto sto. Piacerei di più a qualcuno, vivrei un giorno, un'ora di più. No, no, anzi vivrei di meno. Perché lavarsi è un lavoro, uno spreco di energia, di calore. Più ci penso e più mi pare che lavarsi la faccia nelle nostre condizioni sia una faccenda insulsa, addirittura frivola, un'abitudine meccanica o peggio una lugubre ripetizione di un rito estinto. Morremo tutti. Stiamo per morire. Se mi avanzano 10 minuti fra la sveglia e il lavoro, voglio dedicarli ad altro. Chiudermi in me stesso, a tirare le somme, o magari a guardare il cielo. Pensare che lo vedo forse per l'ultima volta. O anche solo a lasciarmi vivere, a concedermi il lusso di un minuscolo ozio. Ma proprio per questo, perché il lager è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare. Perché anche in questo luogo si può sopravvivere. E perciò si deve voler sopravvivere. Per raccontare, per portare testimonianza e salvare almeno lo scheletro, l'impalcatura, la forma della civiltà. Oggi siamo schiavi, privi di ogni diritto, esposti a ogni offesa, votata a morte quasi certa, ma una facoltà ci è rimasta e dobbiamo difenderla con ogni vigore perché è l'ultima. La facoltà di negare il nostro consenso. Dobbiamo, quindi, certamente, lavarci la faccia senza sapone, nell'acqua sporca e asciugarci nella giacca. Dobbiamo dare il nero alle scarpe non perché così prescrive il regolamento, ma per dignità e per proprietà. Dobbiamo camminare diritti, senza strascicare gli zoccoli, non già in omaggio alla disciplina prussiana, ma per restare vivi, per non cominciare a morire. Con precisione ricordo il luogo ed il momento in cui iniziai a non avere più paura della morte. Era a gennaio e stavo sulla soglia della Halle dove lavoravo. Avvenne in un attimo e fu come una rivelazione, una grazia. Durante il lavoro mi era già successo di sentirmi in uno stato di estrema debolezza. A poco i piedi e le mani, poi le gambe e le braccia si raffreddavano e il cervello non poteva seguire il corso dei pensieri. Non avvertivo nemmeno la fame. La morte, avevo pensato, deve essere così. Sentivo i battiti del cuore rallentare mentre perdevo la sensazione del contatto con lo sgabello su cui ero seduta. A stento, lentamente, ripetevo i gesti del mio lavoro. Cercavo di essere pienamente cosciente di quanto mi stava succedendo e pensavo
Ecco, è tutto qui. Ma mentre quel preciso giorno pensavo tutto questo, fui di colpo interrotta dalla distribuzione della zuppa. Con uno sforzo che mi parve enorme, presi la scodella calda dalle mani del capo Halle e trambugiai quel liquido con la sensazione che si immettesse subito direttamente nel mio sangue. Ma ero dispiaciuta, perché rivivere significava affrontare una nuova, infinita serie di angoscianti giornate. La paura della morte, che sempre ci tormentava tutti, pensai, era sparita in un attimo, così come all'improvviso ci si accorge di essere innamorati o di non esserlo più. Thank you.
emozioni, grandi emozioni davvero, musicali, ma anche quelle portate dalle nostre voci recitanti. Adesso avrei bisogno, se ne sono andati, ma avrei bisogno del maestro Benaglia e del maestro Meraviglia, perché ho bisogno del loro supporto per raccontare due storie. La prima, quella del violino, ma poi ci sarà anche un'altra situazione che chiederemo al maestro Meraviglia. Cominciamo per anzianità dal maestro Benaglia. Allora, maestro Benaglia, questo violino. Come ho sentito, buonasera a tutti, come ho sentito prima, questo è un violino di giuteria, l'ha fatto Francesco Chiari, costabonese di Villa Milozzo. E mio nonno ha insistito tanto per farselo regalare quando da piccolo voleva suonare il violino. Mi ho fatto una pelle, ci giocavo da piccolo. Lo tiravo dietro mio fratello, succedeva di tutto con questo violino qua. E come diceva prima il sindaco, il nostro sindaco, non vale molto, è di giuteria, però non vale molto, ma per me è un valore incredibile. Certo, vicino al suo fratello, più anziano, ma anche di grande valore, per me è questo, insomma. E come ho sentito prima, grazie a questo violino mio nonno si è salvato la vita. E suo era il compito di comporre un'orchestra nei campi di concentramento per alleviare le feste e mi raccontava un po' come andavano queste situazioni e mi spiegava, pensa che tante volte arrivava anche gente che non sapeva suonare e io gli dicevo fai finta, diceva mio nonno, quello di fianco suonerà di più. E poi naturalmente questi compagni di questo unico magari concerto poi non c'erano più la volta dopo e lui era il compito di ricostituire ancora un'orchestra e gli lasciavano magari gli strumenti a mio nonno, dicevo io non tornerò più, allora dalli a qualcuno che mi faccia suonare un po' come anch'io fossi lì con te a suonare. Da lì è stato facile per mia mamma, cosa farai da grande nel direttore d'orchestra e farei suonare il violino del nonno. È andata un po' così la faccenda. Mia mamma ha cantato, lo dico perché era di Baiso, dobbiamo essere tutti fieri, ha cantato all'inaugurazione della Scala con Toscanini, quindi insomma ne sono orgoglioso e questa sera ne sono ancora più orgoglioso che abbiamo qua il nonno, insomma in qualche modo. Mi piace pensare che i violini siano un po' una sorta di registratori, no? Sono vivi, il legno è vivo, quindi sono sicuro che nelle mani del maestro Meraviglia qualche suono che ha fatto mio nonno, che ha prodotto mio nonno, qualche cavata particolare, qualche effetto speciale. I musicisti sono sempre alla ricerca di trovare il suono più bello. Ecco, io sono convinto che qualche suono che mio nonno è riuscito a imprimere in questo violino, grazie al maestro Meraviglia, questa sera sia riuscito, tornato fuori. E sono sicuro che è successo. Quindi un po' anche come aver avuto qua mio nonno. Quindi io sono molto emozionato. Lo dedichiamo al nonno Renato questo applauso, grazie. L'ho fatto restaurare qualche anno fa quando ho iniziato sul serio a fare il direttore d'orchestra, qualche decennio fa, e adesso è qua con noi, bello, in bella forma, e sono proprio felice che abbia ripreso il contatto col pubblico con voi questa sera. Grazie mille, e grazie Enrica, grazie Sindaco, grazie a tutti e alla Fondazione Fossoli di questo invito. Sono veramente... emozioni davvero grandi stasera. Allora, anche quello che sentiranno i nostri spettatori stasera, che sono due fuori programma, hanno una storia. Quindi Lorenzo, per favore, raccontacela. È successo che ci siamo messi
saputo di questo concerto, che avremmo veramente cercato di allietare un po' la giornata della memoria. Mesi fa ci siamo messi alla ricerca di due brani che potessero veramente rendere conto un po' di quella che poteva essere veramente una memoria. Non li abbiamo trovati. Sta di fatto che un mese fa, un giorno, improvvisamente, ormai si usa internet, beh, io ne ho trovati ben due in un giorno. Questi non sono soltanto dei brani, sono veramente due memorie scritte che noi possiamo, grazie a questi strumenti, far rivivere ogni volta. Beh, il primo brano che vi faremo sentire è stato scritto da Gideon Klein, campo di Terezin. Noi abbiamo trovato proprio lo spartito scritto nel 1942. E io personalmente ho deciso proprio di utilizzare questo spartito, ovviamente in una fotocopia, perché mi dava un'emozione particolare averlo sotto gli occhi. È una ninna nanna, pensato una ninna nanna, scritta lì, con di suo pugno, con le sue indicazioni, ed è tratta da un tema ebraico, è un inno ebraico con al quale lui ha aggiunto un accompagnamento pianistico che, grazie alle mani del maestro Benaglia, potremmo far rivivere questa sera. Ecco, per me suonare questo pezzo con un violino di questa, non solo fattura ma storica, ha un significato veramente particolare. Questo è il primo brano. Il secondo brano invece è molto diverso. È un brano scritto appositamente per violino e pianoforte, ma che io personalmente mi è piaciuto arrangiare per violino e orchestra. È una serenata, anche qui vi ricordo proprio una serenata, pensate, scritta in un campo di concentramento, sempre a Terezin, questa nel 1943. Per me ha un significato veramente particolare. Sappiate che il compositore Robert Dauber, quando l'ha scritta, aveva 23 anni. E, insomma, era quasi la mia età, particolarmente. Dovete sapere che questi due autori, che vivevano nello stesso campo di concentramento di Terezin, entrambi sono morti negli ultimi giorni della resistenza, diciamo. Quando ci fu la marcia verso Auschwitz, sono morti nel freddo polare della Polonia. Quindi, insomma, far rivivere questi brani, la loro voce, tutta la voce magari dei musicisti che erano rinchiusi a Theresienstadt, non è un'emozione di più. Arrangiata per orchestra non è mai stata fatta, giusto? Buona musica. Thank you.
5 maggio 1944. Ma tesoro, di salute e di morale sto benone. Aspetto solo qualcosa di più leggero e più prendisole da mettermi. Molte volte penso che sarebbe quasi troppo bello rimanere qua con te, così vicino, anche se non visibile. Ed è una lenta agonia il non sapere che cosa accadrà per me domani. Mi sembra di vivere realmente. Vi è però una realtà, il nostro amore, e la speranza che un giorno tutto ciò debba finire e vi sia per noi ancora la felicità. 25 maggio 1944. Mia cara, non avevi proprio nulla da dirmi, nemmeno che camicia da notte hai. E sì che mi racconti di dormire in un letto comodissimo, eccetera, eccetera. Tutte cose che immagino e che invidio. Non tanto perché io dormo male, che non è completamente vero, quanto perché in quel letto ci sei tu. Dio mio, quante cose vorrei dirti, piano piano, abbracciandoti, così come te le ho dette altre volte, tante altre volte, come te le direi sempre, come te le dirò sempre. Hai intenzione di tornare? E quando? Vorrei dirti di non tornare più, e non ne sono capace. Vorrei dirti di non venire a Luna, perché è cosa pericolosissima. Non ne sono capace. Lascio fare a te. Anche se non impormi è una vigliaccheria. Noi donne giungevamo al lager dopo un lunghissimo viaggio, ammassate sui cari bestiame, denutrite, assetate e in pessime condizioni igieniche. Scese dai treni venivamo separate dai nostri familiari, costrette ad abbandonare i nostri figli senza sapere che non li avremmo mai più rivisti. Venivamo divise in file, spogliate e sottoposte ad una prima selezione. Le più anziane e deboli erano subito caricate su un carro diretto alle camere a gas. Le altre venivano condotte alla baracca della disinfestazione. Giunte alla baracca dovevamo spogliarci e abbandonare tutti gli oggetti che indossavamo, ad esempio orologi o gioielli. E mentre attendevamo l'ora della doccia, sostavamo tutte nude, in fila, tremanti. E diventavamo bersagli di sguardi sprezzanti, risate sfrenate, gare di sputi tra i soldati e non di rado oggetto di schermi con dei bastoni che frugavano i nostri corpi. A tutto ciò si aggiungeva il rischio di essere messe da parte per una macchia sulla pelle, per un foruncolo o per l'età più visibile senza gli abiti. Essere donne in campo di concentramento era molto più che umiliante. Oltre ad essere considerate inferiori perché ebree, eravamo considerate oggetti perché femmine. Però ciò che ci ha accomunate tutte, fossimo deportate politiche, ebree o zingare, era il sentimento di solidarietà che avevamo le une verso le altre. Sapevamo di essere compagne di sventura, e tra noi non esisteva discriminazione per differenze di religione, tradizioni, lingue, costumi, educazione. Tutte vivemmo tragicamente la perdita dell'identità individuale. Traumatico fu denudarci fra le brutalità degli aguzzini, vederci un numero tatuato sul braccio, vederci rasate a zero. Ma in noi, anche ora, non c'è assolutamente odio. C'è solo una grande volontà di raccontare, di non seppellire il dolore nel silenzio, perché è solo così che si combatte l'orrore con la verità. Nella nostra coia
Sono Bojena Hirschler, Amelia e Novella Melli, Marianna Reichmann. Dormiamo tutte insieme, abbracciate, aderendo l'una all'altra per tenerci più caldo. Dopo vari tentativi abbiamo deciso che è questa la posizione migliore per dormire. Migliore, per esempio, di quella a sardine, cioè con le varie teste inserite tra i piedi delle altre, e quella a tre da una parte e tre dall'altra. Abbiamo, fra tutte, assai poche coperte e fa terribilmente freddo. Dormiamo vestite, col cappotto, col fazzoletto in testa, sul piano di legno che ci fa da pavimento. Fa sempre molto freddo. Chiacchieriamo. Bojena ci racconta che Zagato deve essere vissuta, di suo marito che adorava e che è stato deportato 2 anni prima di lei. Raccontava della gente che l'aveva ospitata in Italia quando vi si era rifugiata, al momento dell'occupazione tedesca della Jugoslavia. Era bella, bionda, dolce. Ora ha una povera ridicola faccia senza sesso, di cui per fortuna non si rende conto. Ne soffrirebbe talmente. Che fortuna non avere specchi. Abbiamo ricordi di persone care, lontane parole d'amore. Chi potrebbe mai credere che ognuna di noi, grottesco simulacro di donna, ha un tempo ascoltato e pronunziato parole d'amore? Eppure ognuna di noi ha ascoltato e pronunziato parole d'amore. Laggiù nel mondo, quando aveva una casa, la famiglia, quando aveva i capelli, dei vestiti, quando aveva da mangiare se aveva fame e da bere se aveva sete, e poteva dormire se era stanca, andare al gabinetto se ne aveva bisogno. E la gente non picchiava, le persone erano buone e cortesi, non nemiche pazze o esteriche come quelle che sono qui. E c'era tanto sole. Ogni tanto qualcuna piange. Si volta silenziosamente nel suo angolo e piange. Piange tutta sola. E neanche quelle che le sono amiche sanno cosa dirle. Piange per un po', poi si calma. Ma spesso non sappiamo neanche più piangere. Thank you.
sopravvissuta all'inferno del campo. Ma non starò a parlarvi del lavoro estenuante a cui eravamo sottoposte, della fame, dei massacri in cui ho assistito, degli impiccati, degli uccisi a bastonate, delle deportate sbranate dai cani appositamente addestrati. Voglio invece ricordarvi che migliaia di antifascisti di tutta Europa lottarono ancora in quelle tragiche condizioni contro un nemico tremendo, senza arrendersi mai. Vi vorrei confessare che 3 volte ho strappato e scritto questa lettera. Non si tratta di propaganda, ma di un esame che vorrei fare con voi. Dobbiamo esaminare noi stessi per abituarci a vedere in noi la parte di responsabilità che abbiamo dei nostri mali, per riconoscere quanto da parte nostra si è fatto per giungere ove siamo giunti. Dobbiamo rifare tutto, dalle case alle ferrovie, dai porti alle centrali elettriche, dall'industria ai campi di grano. Ma soprattutto, vedete, dobbiamo fare noi stessi. È la premessa per tutto il resto. Mi chiederete, perché rifare noi stessi? In che senso? Ecco, ad esempio, quanti di noi sperano nella fine di questi casi tremendi per iniziare una vita tranquilla, dedicata alla famiglia e al lavoro? È un sentimento generale, diffuso, soddisfacente. Ma nel desiderio invincibile di quiete è il segno dell'errore, perché in questo bisogno di quiete è il tentativo di allontanarsi il più possibile da ogni manifestazione politica. È il tremendo, il più terribile, credetemi, risultato di un'opera di diseducazione lunga molti anni. Come mai noi italiani, con tanti secoli d'esperienza, usciti da un meraviglioso processo di liberazione, in cui non altri che i nostri nonni dettero prova di qualità uniche in Europa, abbiamo lasciato ogni diritto di fronte a qualche vacua e rimbombante parola? Che cosa abbiamo creduto? Abbiamo dimenticato che la cosa pubblica siamo noi stessi, la nostra famiglia, il nostro lavoro, il nostro mondo. E ogni sua sciagura è sciagura nostra, e per questo dobbiamo curarla direttamente, personalmente, come il nostro lavoro più delicato e importante, perché da questo dipendono tutti gli altri, le condizioni di tutti gli altri. No, non dite di essere scoraggiati, di non volerne più sapere. Pensate che tutto è successo perché non ne avete più voluto sapere. Ricordate, siete uomini e donne, avete il dovere di badare ai vostri interessi, a quelli dei vostri figli e dei vostri cari. Thank you.
chiesto di riaccendere le luci, ma non perché il concerto è finito, eh. È finito il programma ufficiale, questo è vero. Però prima dei bis, e questi signori non penseranno di lasciarci così, ma ne vogliamo almeno due, di cui uno speciale, perché c'è un momento importante, quindi chiedo al Presidente Castagnetti di raggiungermi qua. Ho bisogno anche del Presidente dell'Accademia Concertante. A te, Mauro. Dove presidio un incontro? Ora, desideriamo regalare alla Fondazione la partitura del brano che abbiamo eseguito prima, questa serenata. L'abbiamo realizzata, l'ha realizzata il maestro Meraviglia. A ricordo di una bellissima serata, è una prima esecuzione mondiale e io spero con questo dono che circoli e che di questo compositore che ha fatto questa meravigliosa serenata, avete sentito una cosa fantastica, ne udirete tante di serenate da Tchaikovsky, però questa qua devo dire è per il cuore, forse un'altra cosa, meraviglia. E questa è la partitura della composizione realizzata per orchestra e trascritta da noi per voi. Io la ringrazio Presidente e ringrazio tutti i componenti dell'Accademia che si sono esibiti questa sera e che ci hanno veramente incantato. È una prestazione memorabile. Ringrazio anche il maestro Meraviglia che si è meritato di scrivere questa partitura e noi conserveremo in una teca della Fondazione in modo molto geloso, come custodiamo tanti altri documenti veramente importanti, e chissà quando il maestro Meraviglia avrà la mia età, noi potremo e avrà inanellato tante Carnegie, Metropolitan e non so quant'altro. Noi potremmo dire appunto che abbiamo un pezzo originale che è stato eseguito qui a Carpi per la prima volta in prima mondiale, e quindi siamo molto grati. E ne approfitto, visto che mi avete offerto questa occasione, e quindi spetta a lei dare disposizione se vogliono accomodarsi, perché io parlo 30 secondi, non di più. 30 secondi. No, volevo dire che siamo veramente lieti come Fondazione Fossoli di avere offerto alla città di Carpi questa straordinaria esibizione. Voi dovete sapere che la giornata della memoria, da quando è stata istituita all'inizio degli anni 2000, insomma, è cresciuta come importanza. Oggi chi accendeva la radio o un televisore si rendeva conto che si parlava quasi sempre di iniziative della giornata della memoria, e quest'anno in particolare è stata celebrata in vari posti d'Italia sempre con delle iniziative musicali, perché il linguaggio musicale era un linguaggio che si parlava nei campi di concentramento quando non si poteva parlare la parola e si parlava con la musica e con il silenzio, perché abbiamo notato tutti che alla fine di alcuni brani, dei primi brani che avete fatto, voi due in particolare, voi due maestri, avete duettato anche con il silenzio. Sappiamo che il silenzio è parte della musica e quindi nei campi di concentramento si usava molto la musica del silenzio per evidenti ragioni. Ebbene, noi abbiamo il piacere di poter dire che tra le tante manifestazioni musicali che nelle giornate di ieri e di oggi sono state realizzate in Italia, mi riferisco in particolare al concerto di Quirinale di stamattina,
ma anche ad alcuni concerti che erano, che sono programmati, si sono svolti in contemporanea con il nostro Di Carpi. Penso a quello che è trasmesso dalla radio, dall'Abruzzo, da Casoli dell'Abruzzo, dove c'era un altro campo di concentramento, o penso a quello che si è svolto questa sera in contemporanea al nostro, al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ebbene, il nostro sicuramente, quello di stasera, è il più importante in assoluto. E lo voglio dire alla città di Carpi. Siccome siete presenti in tanti, è per questo che io ho chiesto di 30 secondi. Voi dovete considerare che la Fondazione Fossoli è una fondazione della città di Carpi e che lavora solo per poter aiutare la città di Carpi, come dire, a custodire insieme alla Fondazione Fossoli quel patrimonio storico straordinario che è rappresentato da quelle tre realtà che sono il campo, il museo, il deportato e la sinagoga. Sono cose preziosissime. Il nostro campo è sicuramente uno dei più importanti d'Italia e alla fine dei lavori che sono già stati annunciati dal sindaco sarà un campo importantissimo, riconosciuto anche a livello internazionale, ma il museo monumento che è qui di fianco a noi è il più importante d'Europa. Forse non tutti i cittadini di Carpi lo sanno, è il più importante d'Europa. Allora noi vogliamo continuare a valorizzare questa cosa perché la città di Carpi sia all'altezza dell'ambizione che la storia le ha a sé. Contemporaneamente c'è nel Palazzo Pio una mostra che abbiamo inaugurato ieri, Der Körper, che ha cominciato il suo cammino da Carpi, prima a Carpi che a Brera. È bene che lo sappiate, forse qualcuno di voi non sarà neanche tentato ad andarci. Noi sappiamo che, come hanno già detto alcuni giornali nazionali che l'hanno recensita, questa è una iniziativa molto difficile, ma la città di Carpi deve avere l'ambizione di gestire iniziative difficili. È stata una scelta che abbiamo fatto assieme al sindaco Bellelli perché vogliamo sempre di più alzare il livello delle nostre prestazioni e anche con l'aiuto in particolare della direttrice della fondazione, la Marzia Luppi. Noi abbiamo un comitato scientifico del quale fanno parte storici che vengono da vari paesi dell'Europa. Forse non tutti a Carpi lo sanno. Un professore dalla Sorbona, un professore da Cambridge, che vengono a Carpi a fare ricerca per noi. E comincerà nella casa editrice specialistica nella storia contemporanea che ha sede a Londra una collana gestita dalla Fondazione Fossoli, una collana internazionale. E seguendo lo stimolo del sindaco Bellelli stiamo lavorando per portare a Carpi una iniziativa culturale di rango universitario, un corso di rango universitario. Allora quello che abbiamo fatto stasera è all'altezza dell'ambizione di tutte queste iniziative di cui ho parlato. E anche per questo io voglio ringraziare loro non solo del dono prezioso, ma della straordinaria prestazione di tutta l'orchestra di questa sera che ha onorato questa città e una città che serverà a lungo la memoria e il ricordo di questa serata. Grazie. Come dicevamo, non ci potete lasciare così, quindi non uno maestro ma due bis. Siete d'accordo?
bis, maestro Benaglia, è un po' particolare, vero? Desidero riproporlo a questo pubblico meraviglioso. L'abbiamo fatto a Carnegie Hall. L'autore si chiama Don Pierre. È vivente, è un canadese. E il brano è una milonga. Thank you.
Vi avevo detto che era un bis speciale. Thank you.
Carpi e agenti del laboratorio Fare Teatro del Teatro Comunale di Carpi, Irene Cavattuti, Leonardo Lodi e Clarissa Salvaggio.